Presentiamo il nuovo allenatore del Termoli Calcio, Pasquale Catalano, che è la sua prima esperienza qui in Basso Molise. Le sue prime impressioni sulla nostra regione e sulla squadra giallorossa? Ma sono appena arrivato da qualche ora, abbiamo fatto il primo allenamento, adesso chiaramente devo ambientarmi il prima possibile perché ci sono i primi impegni ufficiali da affrontare con la massima serietà. E il suo predecessore, la Cava, è andato via ieri proprio per alcune incomprensioni tecniche con la dirigenza, ci saranno altri innesti o la squadra va bene così? Ma credo che la squadra vada guardata prima, io qualche giocatore lo conoscevo, qualche altro no, adesso dobbiamo prenderci il tempo per, diciamo, per esaminare questi ragazzi in maniera tranquilla, poi chiaramente la società farà le valutazioni del caso. La Cava utilizzava il 4-3-1-2, il suo dogma tecnico quale sarà? Ma intanto dobbiamo vedere prima le caratteristiche dei calciatori, inutile dire quali schemi, quali moduli di gioco, credo che i giocatori sono fondamentali per attuare qualsiasi tipo di sistema di gioco. Vediamo un po' prima i ragazzi quali caratteristiche hanno, ripeto, non tutti li conosco, vediamo la situazione degli under dove chiaramente andarli a posizionare. Però credo che da parte mia ci sia tutto l'entusiasmo di essere giunto in una piazza importante come questa. Il Termoli viene da due campionati importanti, chiuse al terzo e al secondo posto grazie all'operato di Domenico Giacomarro. Gli obiettivi di questa stagione quali saranno? Ma è chiaro che in questo momento vado a sostituire un allenatore come Giacomarro che qua ha fatto grandissimi risultati, avendo a disposizione anche grandissimi, buonissimi giocatori. Credo che questa stagione sia completamente diversa da quanto riguarda i programmi, la società ha allestito un organico con un budget ridotto, però credo che da parte mia che guido questi ragazzi ci deve essere la massima fiducia nei confronti di questi ragazzi stessi, quindi al di là di quello che è stato fatto l'anno scorso e due anni fa c'è da soltanto da fare un plauso alla società, all'allenatore che c'è stato qua, ai giocatori che hanno partecipato a questi due campionati stratosferici, però chiaramente adesso è un altro campionato e dobbiamo girare una pagina, chiaramente voi ricordate con affetto queste persone, questi campionati, come giusto che sia, io da parte mia cercherò di mettermi tutto me stesso a disposizione di questi ragazzi e di questa società per cercare di fare una figura dignitosa. Domenica ci sarà il primo appuntamento ufficiale con la Coppa Italia contro il Campobasso, una partita sentita dal pubblico termolese, la società e la squadra puntano a questa manifestazione. Ma io ti ripeto, sono arrivato da circa 2 ore, ho fatto un allenamento, ho conosciuto i ragazzi, adesso dobbiamo fare le valutazioni del caso, sicuramente c'è una partita importante sentita dove tutti quanti i giocatori che verranno chiamati a partecipare a questa gara daranno il massimo. Poi affrontiamo una squadra forte, però credo che le squadre in questo girone siano tante squadre siano forti, però noi dobbiamo prepararci giornata dopo giornata, allenamento dopo allenamento per arrivare, diciamo, al primo appuntamento stagionale con il massimo possibile del momento.